Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Si è parlato molto in questi giorni delle conseguenze del conflitto russo-ucraino e in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei profughi sul suolo toscano. Questo è il punto del presidente Eugenio Gianni. Noi abbiamo una capacità in questo momento di orientamento per tutti i profughi che arrivano, sia verso il collegamento parentale o amicale, il ricongiungimento con persone che sono qui e che sta portando ad avere oggi molti ucraini che ci sono ma eh, vengono sostanzialmente ad essere alloggiati e seguiti attraverso i loro rapporti eh, personali. Eh, contemporaneamente siamo pronti con l'albergo di accoglienza che può ospitare nel momento in cui arrivano i pullman. Si sta, abbiamo attrezzato la Mercafir per poter svolgere la funzione di front office a Firenze e probabilmente a Livorno, per avere due centri di accoglienza, uno sulla costa e uno nel centro della Toscana, utilizzeremo gli spazi che stanno sotto il sottotribuna. Del palasport eh, così come erano serviti per il Covid. Eh, siamo in strettissimo collegamento con i prefetti. Eh, come ieri è arrivato un bus eh, di circa 50 ucraini a Livorno che sono stati prima seguiti direttamente dalla nostra ASL e poi collocati nel modo adeguato, eh, siamo pronti a farlo in ogni momento e per ogni evenienza. Per quanto riguarda invece le conseguenze indirette del conflitto preoccupa molto il caro Bollette, in particolare per quanto riguarda le realtà dell'associazionismo e del terzo settore la nostra è una fortificazione molto forte perché per noi il mondo del terzo settore è tutto nelle sue diverse declinazioni a partire dal mondo del volontariato, promozione sociale, sportiva e naturalmente tutto il mondo dell'impresa sociale che per noi sono una rete straordinaria sia dal punto di vista del supporto attraverso il volontariato sia attraverso la gestione di servizi e quant'altro naturalmente noi continueremo a lavorare con loro per quanto riguarda la reazione dei bandi che cosa è prassi e attività diciamo strutturale dell'ente. Naturalmente il caro energia ci sta preoccupando molto perché sta chiaramente incidendo anche sui nostri servizi direttamente perché anche i nostri, le nostre strutture viaggiano a luce e con, e con, e con il gas naturalmente. Quindi il fatto che le bollette rischino di nuovo di dare un colpo molto forte alle associazioni, perché naturalmente sono oneri molto importanti per le loro associazioni, è una preoccupazione forte che abbiamo. Abbiamo fatto un bando di ristoro nella scorsa legislatura, che ha visto anche l'entità delle richieste che ci sono state prodotte. Chiaramente in questo momento noi non abbiamo risorse sufficienti per intervenire in maniera efficace nei confronti del supporto agli enti. La mia è stata anche una richiesta di co condivisione politica del problema come l'interrogazione poneva perché naturalmente qui abbiamo bisogno anche di un intervento a livello nazionale che ci consenta di destinare un maggiore quantitativo di risorse. Stiamo facendo anche una riflessione sul nostro bilancio ma naturalmente non, non abbiamo risorse sufficienti per intervenire su un tema così ampio. Chiaramente porremo il tema anche a livello di conferenza delle, delle regioni, soprattutto per quanto mi riguarda nella, nella conferenza nazionale delle regioni degli assessori al sociale e del terzo settore di cui faccio parte. Naturalmente la nostra preoccupazione e condivisione del problema è massima, sappiamo anche in questo momento di avere poche armi a nostra disposizione. L'altro tema che naturalmente per noi è estremamente preoccupante è il caro bollette sulle famiglie, perché naturalmente questo rischia di portare le famiglie sotto la soglia di povertà. Io sono in parte soddisfatta della risposta perché capisco che il momento è complesso, arriviamo dal Covid e reperire le, ris le risorse economiche sia anche complicato, ma è altrettanto vero che le associazioni di volontariato danno dei servizi. Quindi se eh, li mettiamo in difficoltà dal punto di vista economico rischiamo che chi ci rimette siano i cittadini perché saltano quei servizi che ad oggi danno loro e che rischiamo comunque di dover dare come pubblico. Quindi abbiamo comunque un problema da risolvere. L'assessore La ha chiesto a tutte le forze politiche di fare un appello anche a livello nazionale. E io gli ho risposto ovviamente che al tavolo Stato Regione ci sono seduti loro e che noi una mano proviamo a darla, ma evidentemente la Giunta può fare la sua grande parte eh, e non sono totalmente soddisfatta perché secondo me nelle pieghe del bilancio quantomeno bisogna guardarci per cercare di trovare una, una, una soluzione a questa problematica perché eh, non, va non va sottovalutata. Sappiamo quanto in Toscana le associazioni di volontariato sono importanti, quante ne abbiamo e quanti servizi danno. Quindi, siccome sono realtà consolidate sul territorio su cui tutti i cittadini fanno affidamento, eh, non possiamo voltarci dall'altra parte in un momento in cui ci chiedono aiuto, dopo che già hanno contrastato il Covid e sono state in prima linea in questi anni. Quindi, abbiamo assolutamente bisogno di, di, di reperire de, delle risorse e dargli un, un aiuto per cercare di portare avanti il grande lavoro che stanno facendo. Abbiamo richiesto chiaramente di poter eh, avere una, eh, un aggiornamento sull'adozione del nuovo piano energetico. Quindi su un nuovo PAER. Abbiamo chiesto che la Regione si faccia interprete delle esigenze e della necessità di eh, intercedere presso la conferenza Stato-Regioni, non soltanto sulle conseguenze del costo del caro energia sul mondo delle imprese, ma per mettere al tavolo anche gli enti locali nell'adozione all'interno del PNRR di tutte quelle misure per agevolare energie rinnovabili e la risorsa diciamo, ecologica sul territorio, incluso la sua tutela. Ma quello che abbiamo sottolineato in questa mozione è l'esigenza di andare incontro monetariamente a tutto il terzo settore, ovvero verso il mondo del volontariato, tutto il nostro mondo associazionistico, quell'esercito della pace che ha reso possibile la concessione e erogazione di servizi durante la pandemia a una grandissima fascia di utenza in Regione Toscana e che ora dovrà assorbire molto probabilmente, ma chiaramente anche l'urto del problema dei profughi che arriveranno in Toscana in conseguenza del conflitto russo-ucraino. Siccome le ambulanze, i mezzi di soccorso, i mezzi dei servizi delle associazioni di scopo sociale funzionano con la benzina o col gasolio e il gasolio è schizzato alle stelle, le associazioni di volontariato trovano due ostacoli, quello del costo della, del, del carburante e quello del caro di energie perché le bollette arrivano anche a queste associazioni. Buone notizie per le aree interne della nostra montagna. Il Consiglio regionale ha infatti approvato una proposta di legge al Parlamento per una fiscalità di vantaggio per il lavoro con il taglio del 30% dei contributi. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, e ce lo dicono i, red, i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi. Così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di eh, far operare una, un intervento che, nelle zone del sud dove è stata applicata, ha prodotto in sei mesi più di 500.000 posti di lavoro in più, la decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono. Nelle aree interne e montane, e quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Progetto interessante. Il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale: consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre vivendo nelle aree interne della Toscana si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate, ma quanto interne e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in Commissione Aree Interne, eh, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente. Un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quegli attori di lavoro, eh, in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute eh, all'erario. All e che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa, eh, questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento eh, delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che, nell'ultima eh, diciamo, nell cronaca recente del Consiglio regionale, hanno riportato al centro, finalmente, dal punto di vista sostanziale, le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in commissione da Fratelli d'Italia e eh, sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree interne disagiate continuano, nonostante tutto, a creare e a portare a casa lavoro, non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda, ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare, a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui io aggiungo insulari e montane, perché queste zone se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può, eh, diciamo, la Regione chiedere, è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità eh, dipende eh, dal, eh, dallo Stato. E quindi, Siccome è stato fatto qualcosa per le aree del sud, noi chiediamo che anche le aree del centro-nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. E quindi, creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi, rendere. Questi borghi, perché spesso sono borghi diciamo, eh, più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano in modo che sia più sensibilizzato il Governo su questo fattore. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aeree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste rare e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre. Diciamo una piccola, un piccolo rimedio al, a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del, del lavoro. Quindi, sicuramente è da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Tra le questioni locali al centro del dibattito c'è anche quella relativa al futuro del mercato dei fiori di pesce. Gli atti presentati dal consigliere Capecchi sono stati però respinti dall'Aula. Purtroppo il Partito Democratico ha inteso respingere la nostra mozione sul mercato dei fiori di pesce con la quale sostanzialmente chiedevamo tre cose. La prima Chiedere al governo, eh, anche da parte della Regione toscana, un intervento perché ci sono dei fondi straordinari che possono essere attivati, a nostro giudizio, di fronte a situazioni eccezionali, qual è quella del mercato dei fiori, perché il mercato dei fiori è interessato da una procedura eh, dei vigili del fuoco con contestuale. Notizia di reato per, le per la violazione delle norme sulla sicurezza e sulle condizioni strutturali dell'immobile. Se non si risolve al più presto presentando un piano articolato di interventi, il 22 di giugno il mercato chiude. Se chiude il mercato dei fiori vanno a casa centinaia di aziende, si blocca un mercato che fino ad oggi ha consentito comunque all'economia della Valdinievole, più in generale fino al mare, di eh, svilupparsi. La struttura è una struttura vecchia, nata negli anni 60, ha bisogno di interventi strutturali importanti. La Regione l'ha data negli anni scorsi al Comune ma non ha dato le dotazioni finanziarie sufficienti. La seconda nostra richiesta era valutare se si potessero utilizzare i fondi del PNRR per mettere in sicurezza l'immobile. La terza far partecipare l'associazione di categoria al tavolo tecnico per i lavori per non interrompere l'attività. Cioè eh, considerando anche l'ipotesi di una tenso struttura all'esterno della struttura principale in modo in maniera da non interrompere l'attività, perché altrimenti le aziende piccole morirebbero e le aziende medio-grandi, quelle che occupano le celle frigorifere, e i magazzini, se ne andranno da un'altra parte e non torneranno indietro e quindi rendendo impossibile la gestione della struttura.